credo che oggi sia stata una bella partita per entrambi. È normale che siamo stati avvantaggiati perché abbiamo giocato con un uomo in più. Credo che il primo tempo ha fatto bene il Catanzaro, nel secondo tempo c'è stata la reazione del Perugia dove ha meritato di raggiungere il pari, poi sono stati meno bravi a subire il terzo gol, però credo che il Perugia abbia disputato un'ottima partita, quindi faccio i complimenti anche al Perugia perché ha dimostrato di essere una squadra compatta e credo anche unita. La stessa cosa ha fatto il Catanzaro, nelle difficoltà che eravamo abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e dura da affrontare. Nelle precedenti partite abbiamo subito quattro sconfitte, direi quattro sconfitte. Direi immeritate, perché noi potevamo avere 6 o 7 punti in più in classifica, ne abbiamo solo 8, però alla fine se abbiamo 8 punti quella è la classifica ed è quello che meritiamo. Oggi abbiamo disputato una buona partita, abbiamo vinto, siamo contenti, però già da stasera inizieremo a pensare alla partita col Prato, perché col Prato ci deve essere la svolta del Catanzaro per cercare di fare un campionato per una salvezza più tranquilla. Ora abbiamo superato il Sorrento, ora puntiamo l'Andria, per cercare di arrivare all'Andria e assieme all'Andria cercheremo di raggiungere anche qualche altra squadra che per il momento è lassù e speriamo di raggiungerla prima possibile. In quelle squadre che ho detto non c'è Perugia, che Perugia è una squadra importante, una squadra che dal mio punto di vista lotterà per i playoff. È una squadra importante, c'è anche un allenatore importante che nelle difficoltà oggi è riuscita a rimettere in moto una squadra che sul 2-0 poteva anche mollare. È stato bravo, gli faccio i complimenti. Mi dispiace perché il calcio è fatto di episodi, gli episodi sono stati favorevoli a noi e siamo contenti. Collega che fa i complimenti ha parlato di un grosso vantaggio che lei potrebbe avere nonostante il periodo brutto, le quattro sconfitte, la piena fiducia. Sì, noi col presidente abbiamo un rapporto particolare, abbiamo iniziato un'avventura assieme, un'avventura che deve essere duratura, noi imminente, un'avventura dove abbiamo un progetto che da 3 a 4 anni per raggiungere la Serie B. Quest'anno siamo una neopromossa, siamo una squadra che dobbiamo cercare di capire com'è la categoria, come la devo capire anch'io, com'è la categoria, perché io sono nuovo di questa categoria. Quindi è importante capire la categoria e l'anno prossimo puntare a vincere. Questo è l'obiettivo del Catanzaro, di raggiungere la salvezza quest'anno e l'anno prossimo a vincere. Può essere una ripartenza come l'anno scorso. L'anno scorso vincemmo qui a Perugia e ci lanciammo verso le posizioni di vertice. Oggi siamo in una posizione diversa, naturalmente, però può essere dal punto di vista psicologico una spinta come quella che arrivò l'anno scorso. Non è che noi dobbiamo fare il nostro campionato, che è quello di raggiungere la salvezza, non dobbiamo fare un campionato d'alta classifica. L'obiettivo primario è la salvezza per il Catanzaro. E come ho già detto, l'anno prossimo è quello di puntare a vincere. Siamo stati bravi oggi a vincere a Perugia, abbiamo avuto anche un vantaggio iniziale con un calcio di rigore e un'espulsione. Non è che posso dire di no, però il primo tempo in campo c'è stato il Catanzaro e ha dimostrato di essere una squadra forte. Secondo tempo, come ho detto, faccio i complimenti a Battistini perché ha cambiato modulo, mi ha messo in difficoltà, è riuscito a pareggiare la partita e poi su un episodio ha perso la partita. Quindi gli faccio i complimenti perché alla fine credo che noi abbiamo vinto meritatamente, ma il Perugia ha fatto un'ottima partita. Quindi sono contento per i 3 punti perché noi ne avevamo veramente bisogno. Oggi forse dal punto di vista delle energie mentali la squadra ha retto meglio, magari in Pisa l'episodio positivo con la squadra è andata praticamente in tilt. Forse oggi questa è la novità. Ma la novità, noi abbiamo giocato contro il Benevento, abbiamo giocato 90 minuti dentro l'area di rigore loro e hanno vinto su un episodio. Con la Nocerina abbiamo giocato 90 minuti dentro l'area loro e ci siamo fatti 2 autoreti noi. Abbiamo giocato col Pisa, finché eravamo 11 contro 11 per 70 minuti nell'area loro a Pisa e poi abbiamo perso per un'espulsione un rigore. Un'espulsione che lì era assurdo, una palla di testa, rigore, espulsione. Però non posso andare a vedere l'episodio, il rigore non dato, tutte queste cose qua fanno parte del calcio purtroppo, però
è così, noi dobbiamo solo cercare di risalire in classifica. Ormai già Perugia da stasera per me fa parte del passato, inizio già a pensare al Prato che è una partita ancora più difficile. La partita del Prato, il campionato è questo, quella prima classifica prende 4 gol a parte. Ma questo è un campionato difficile, non è che lo scopriamo ora. Hanno fatto due gironi, hanno fatto il girone del sud che è un girone difficilissimo perché tutte le squadre sono attrezzate. Io direi che le uniche squadre che non hanno elementi importanti di Serie A e Serie B alla fine sono Carrarese, lo stesso Catanzaro, Barletta, l'Andria già ha qualche giocatore importante, il Viareggio che sta disputando un ottimo campionato. Le altre squadre sono tutte attrezzate per vincere. Il Perugia, dal mio punto di vista, lasciamo stare la partita di Latina che non meritava secondo me. Oggi ha fatto una buona partita, credo che i tifosi debbano stare vicino alla squadra, al tecnico per poter fare un campionato al vertice, perché se già da domenica prossima che giocheranno in casa i tifosi dopo 20 minuti fischieranno squadra e tecnico se le cose non vanno bene dopo 20 minuti è sbagliato, se vogliono crescere devono crescere tutti assieme. Per ora è meglio parlare di, per quanto mi riguarda, per il Catanzaro, perché noi dobbiamo uscire fuori da una situazione che è ancora più difficile. Una battuta al Presidente, se possibile. Presidente, domenica scorsa 3-0 tutti chiedevano la testa del mister, lei ha mantenuto e ha dato la fiducia al mister, il ritiro e oggi ci sono arrivati dei punti. Ma sicuramente è un progetto importante, non è il progetto che la prima sconfitta, la seconda sconfitta, i tifosi possono chiedere la testa dell'allenatore. Cioè, non sarebbe un progetto, sarebbe solo un'avventura, oppure saremmo degli avventurieri. Noi, come ha detto il mister, abbiamo fatto un progetto a 3-4 anni per poter arrivare in B, perché questo pensiamo che sia che Catanzaro possa meritare veramente la B. Per arrivare in B non è che si arriva così dall'oggi al domani. Noi l'anno scorso abbiamo fatto veramente un campionato ai vertici come lo stesso Perugia, penso che siano state due squadre che si sono distinte molto bene l'anno scorso. Chiaramente sarebbe troppo facile e troppo bello ripetere quello che si è fatto l'anno scorso, anche se l'intento era quello, però dal dire e fare c'è di mezzo il mare, per cui noi siamo partiti con un progetto di fare bene, quindi speriamo che da oggi incominceremo a avere più partite, più cose positive, perché fino adesso siamo stati un po' penalizzate. Però io ho detto che il mister non si tocca, perché il mister fa parte del progetto Catanzaro, quindi io non devo sentire quello che dicono i tifosi, perché qua i tifosi sono tutti allenatori, tutti sono arbitri, tutti sono presidenti. Il presidente sono io do fiducia al mister Cozza e sono sicuro che con mister Cozza arriveremo veramente dove dobbiamo arrivare e dove merita Catanzaro. Però questo non è che bisogna farlo in uno o due anni, ci vuole tempo. Il progetto c'è, chiaramente noi quest'anno qualche cosa abbiamo sbagliato, come l'ho detto altre volte, però siamo pronti a rimediare e dagli errori si possono trarre benefici, si può trarre insegnamento. Speriamo che gli errori che abbiamo fatto quest'anno, speriamo di non ripeterli. Io mi voglio raccomandare con la tifoseria di seguirci veramente, che abbiamo bisogno di loro, e noi io personalmente, anche il mister, stiamo dimostrando di essere veramente attaccati a questi colori giallorossi.